Il libro La mia indipendenza, scritto da Marianna Cariglia. L'autrice è una ex commerciante di indole anticonformista. Nata nel 1960, dopo un trascorso di vita tra Puglia, Molise e paese estero, decide di vivere a Vieste, nel Gargano, Puglia, suo paese natio. Trascorsa una vita di duro lavoro, prende coscienza di avere da sempre avuto un socio invisibile, lo Stato, al quale fluì il suo cospicuo gettito finanziario in tasse dirette ed indirette. A quel punto si pone la domanda dove sia finito il suo tempo, lavoro ed annessi affanni. Guardandosi attorno, vede la nuova generazione intrappolata nel vuoto dell'era tecnologica. Rincorrere oggetti senza viverli, la mancanza di coscienza verso cose semplici e naturali. La libertà ed autonomia vissuta con i suoi longevi antenati durante gli anni della sua infanzia e gioventù la fecero tornare indietro con i ricordi, dandole la determinazione di formare una vita parallela alle abituali corse tra centri commerciali ed offerte di additivi e chimica racchiuse nei contenitori a cui si attinge. Fu così che pose fine alla sua inconscia sudditanza a multinazionali e lobby, creando la sua autosufficienza domestica a 360 gradi nel rispetto della vita e madreterra. Stupita dal riscontro ricevuto in famiglia, amici e parenti, decide di scrivere la sua testimonianza, affinché l'inganno di un'era nefasta si tramuti nell'impegno di vivere il valore della propria indipendenza.